Martedì 18 marzo, in occasione dell'acquisizione a titolo di donazione del fondo privato Viterbo, di cui vediamo alcune foto, l'Archivio di Stato ha organizzato con la Libreria Terza di Bari la presentazione del volume Peucezio 1943-1945, diario, pubblicato per i tipi della casa editrice Lupo. Michele Viterbo, detto Peucezio, figura di intellettuale, giornalista, maestro, politico, economista, che ha attraversato da protagonista le vicende della Puglia nella prima metà del secolo scorso. Il suo nome è legato a grandi opere come l'Acquedotto Pugliese e la Fiera del Levante. Eppure Viterbo rappresenta una figura paradigmatica di tanta intellettualità meridionale di valore. Emblematica la sua parabola di Garibaldino e Mazziniano prima, poi socialista, nazionalista e infine l'approdo al fascismo e ad una discutibile interpretazione dei fatti bellici e del ruolo della potenza vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, interpretazione condivisa anche dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Giuseppe De Tomaso, nel suo intervento durante l'incontro. A un certo punto forse fa sua anche, perché la riporta, non la commenta, una frase di Trotsky, che parlando dell'America, dice: in fondo l'America punta solo a guidare la bancocrazia internazionale e a mettere sotto i piedi, trasformandola in cadavere, l'Inghilterra. Al dibattito sono intervenuti anche Augusto Dell'Erba e Tommaso Francavilla, che avevano avuto modo di conoscere personalmente e di apprezzare Michele Viterbo. Nicola Viterbo invece ci tiene a collocare il padre nell'alveo della sinistra. Lui è dalla prima pagina, è sempre contro il capitalismo, perché proprio proviene dalla sinistra. Eugenia Vantaggiato, direttrice dell'Archivio di Stato, ha posto in rilievo la figura di educatore di Viterbo. Al termine così ha commentato: la lezione di Viterbo ai giovani oggi resta soprattutto questa ricerca continua di conoscenze, di professionalità, di storia del territorio. Viterbo cercava tutto ciò, ma cercava soprattutto anche la libertà di pensiero. Lui si rivolgeva soprattutto, come abbiamo visto stasera, alle persone che non avevano cultura, perché credeva attraverso l'istruzione, attraverso la scuola, e lui ha lavorato per istituire delle scuole professionali. Lui credeva che le scuole avessero un'importante missione, che è quella di far progredire la società e la civiltà.